Ribes fa parte del gruppo Tecninvestimenti, che è società quotata in borsa al segmento Star di Piazza Affari dal 2016 ed è la società che si occupa della credit information. È sul mercato da oltre 20 anni, ha come target principale di riferimento quello del settore bancario e si occupa di, diciamo, produrre, rilevare, fornire servizi che servono a valutare il merito creditizio, dei soggetti. Qualche anno fa Ribes si è occupata di immaginare il dato sulle aste immobiliari. Questo perché tipicamente da anni si occupa di gestire informazioni che hanno l'immobile come elemento, diciamo, di discussione. Le aste immobiliari, che sono peraltro anche un elemento di attualità, sono state, diciamo, il nostro nuovo punto di interesse. La finalità per la quale abbiamo iniziato a rilevare i dati delle aste immobiliari era quello di trovare un elemento in più per riuscire a valutare meglio un immobile portato in esecuzione immobiliare. Per poter arrivare a questa, diciamo, ultima analisi, abbiamo però rilevato per intero tutte le informazioni che si riferiscono alle aste. Rileviamo quindi dal 2013 tutti gli avvisi d'asta su tutti i tribunali italiani, lo facciamo attraverso la lettura di tutta una serie di fonti che sono il portale del Ministero, alcuni siti internet specializzati, tutti i siti dei tribunali, gli articoli, ci sono tutta una serie di fonti che rileviamo continuativamente, quindi abbiamo un stock di dati che si riferiscono a tutti gli avvisi d'asta oramai da qualche anno. Rileviamo inoltre tutte diciamo, le aggiudicazioni degli immobili portati in asta, ne rileviamo un campione sufficientemente significativo per poter arrivare a determinare tutta una serie di elementi di analisi che abbiamo, diciamo, poi riflesso in questo studio, in questo osservatorio, che in realtà è un po' una novità sul mercato. Ci siamo accorti che, diciamo, la fonte informativa di cui che avevamo disponibili era utile non solo per quelle che erano le nostre finalità primarie di business, ma anche per fare una, diciamo, panoramica di quello che è attualmente il mondo delle aste immobiliari. I risultati della nostra ricerca fanno vedere come il livello delle procedure è, diciamo, abbastanza in decremento dal 2014 al 2016, per cui rispetto ai 68.000, le 68.000 procedure del 2014, il 2016 si chiude con un valore di 59.000. Questa cosa non è però, come dire, significativa di uno stock di procedure pendenti che invece continua ad avere un valore molto importante. Stiamo parlando oggi nel 2016 con procedure pendenti che superano le 250.000 pratiche. Le procedure inoltre sono in decremento, ma in controtendenza le aste invece nel 2015 sono cresciute e questo, come dire, quasi a spiegare che c'è stata un'accelerazione più che altro del recupero dello stock di procedure pendenti. C'è una leggera flessione, una leggera diminuzione nel 2016, però di fatto il numero delle aste è abbastanza standardizzato, per cui passiamo sì dalle 270.000 del 2015 alle 250.000 del 2016. Dalla, diciamo, rilevazione di tutti questi dati, una delle cose che siamo riuscite, diciamo, ad analizzare e ad individuare è quanto viene svalutato un immobile quando poi viene venduto all'asta. Quello che emerge dai dati del 2016 è che oggi la percentuale di realizzo su un immobile venduto all'asta, chiaramente mediamente su base nazionale, è del 40%, rispetto a un valore che superava invece il 50% del 2013. Quindi significa che a prescindere dal volume delle aste immobiliari che si è prodotto nel 2016, sicuramente la tendenza è quella di andare nella direzione di svalorizzare sempre di più gli immobili all'asta.
Un altro degli elementi che emerge dal nostro osservatorio è il tempo in cui una procedura si porta a compimento, che è un elemento che in qualche misura incide molto sul valore di realizzo. Mediamente oggi su base nazionale quello che emerge è un tempo medio di aggiudicazione di un bene immobile che passa i 5 anni e dalle nostre analisi l'altro elemento interessante che emerge è che di questi 5 anni, in realtà esattamente correttamente sono 5 anni e mezzo, più di 4 anni è il periodo che viene, diciamo, dedicato alla parte più formale della procedura, per cui la vendita all'asta in una o più aste, mediamente un immobile viene venduto in mediamente 3,6 aste, avviene in un tempo di un anno e mezzo. Questo significa che sui 5 anni e mezzo di gestione, diciamo, della pratica ce ne sono più di 4 che sono da ricondurre ai tempi, diciamo, della burocrazia. Quindi il tempo che ci impiega il creditore a fare tutto quello che serve per portare l'immobile all'asta, il tempo che serve al tribunale per organizzare tutta la pratica, il tempo che serve per stabilire chi sono i soggetti incaricati e poi tutto il tempo che serve dopo l'aggiudicazione per, diciamo, chiudere definitivamente l'esecuzione. Dai dati che emergono, diciamo, da questo osservatorio, una delle riflessioni che Ribes ha fatto occupandosi nel proprio business anche di quelli che sono i soggetti che vengono definiti servicer nel mondo degli NPL, la riflessione è stata quanto un immobile portato all'asta e soprattutto quanto il valore di realizzo in asta influenza la capacità di acquisto di portafogli NPL, tanto che nelle nostre, diciamo, attività stiamo aiutando alcuni servicer del settore a fare delle migliori valutazioni di portafoglio anche a beneficio di quello che è il potenziale, diciamo, recupero che ne avrebbero di un immobile portato all'asta. Chiaramente mi sto riferendo esclusivamente a portafogli che hanno come base una garanzia, reale, quindi un immobile. Quello che emerge di fatto è che una scatola chiusa, quindi nessuna informazione, non consente una corretta valutazione di un portafoglio di immobili da recuperare, su cui fare il recupero. Però sapere che un certo tipo di immobile che ha determinate caratteristiche, che è geograficamente situato in una certa zona d'Italia, sapere attraverso i nostri dati che quegli elementi consentiranno di recuperare il 40, il 50, il 60% è un elemento abbastanza oggettivo o con una tendenza all'essere, diciamo, corretto che aiuta la valutazione a essere il più vicina possibile alla realtà. Quello che di fatto succede è che meglio valorizzo il portafoglio, meglio riesco a fare un prezzo che sia più appealing per chi me lo deve vendere. Quindi il meccanismo è un po' il seguente, cioè quello di provare a apprezzare il recupero degli immobili per riuscire a dare al portafoglio, anche a un portafoglio intero di beni immobiliari, il corretto valore, perché questo sia meglio vendibile se mi metto nei panni della banca e meglio acquistabile se mi metto nei panni dell'investitore che deve fare un acquisto. Grazie alla rilevazione che abbiamo effettuato di tutti i dati riferiti alle aste e alle aggiudicazioni degli immobili in asta, abbiamo prodotto un algoritmo che definiamo indice di realizzo di un immobile, che in realtà, oltre a basarsi su quelli che sono i dati oggettivi riferiti ai dati che abbiamo in possesso, per cui il tempo che intercorre tra l'apertura di una procedura e la sua aggiudicazione e quello che è, diciamo, il delta economico di valore tra il valore di base d'asta e il valore di aggiudicazione, abbiamo analizzato tutta una serie di altri fattori legati per esempio alla tipologia dell'immobile, quindi se è un immobile residenziale, se è un immobile produttivo, se è un terreno, eccetera, eccetera, e altri elementi legati più alla collocazione geografica dell'immobile, a tutto quello che di fatto sta intorno a dove l'immobile è locato. E abbiamo prodotto un algoritmo che
ci consente di poter fornire ai nostri clienti, anche in una fase molto lontana dall'esecuzione, che è quella della valutazione, di capire laddove un immobile dovesse andare all'asta, quanto è il valore che ne potrebbe recuperare. Questo ci immaginiamo possa essere un elemento, insieme a altri tipici che vengono utilizzati in fase di valutazione, da utilizzare come elemento addizionale per capire come valutare al meglio il soggetto e la garanzia che il soggetto sta fornendo per ricevere, diciamo, da noi, se mi metto nei panni della banca, un credito.